Come facciamo a sapere che le nostre case stanno su e non crollino improvvisamente? Perché dovrebbero crollare? Perché sono fatte di materiali e ogni materiale ha dei limiti. Nel caso del calcestruzzo, per esempio, il limite è quello della resistenza a compressione. Perché dovrebbe crollare o schiacciarsi un pilastro? Ovviamente ha una buona capacità di tenuta, ma ha un limite come ogni materiale. E questo limite si chiama proprio resistenza a compressione. Ogni centimetro quadrato del materiale è in grado di reggere un certo numero di chilogrammi di peso o di forza. Oltre a questo, ovviamente, crolla, si schiaccia. Per misurare questa caratteristica del calcestruzzo si utilizzano i provini che vengono prelevati di solito durante il getto dei cantieri, e questi campioni vengono poi, dopo 28 giorni, testati con dei macchinari come quello che vediamo, dove viene proprio misurata la loro capacità massima di resistenza a compressione, cioè vengono portati proprio a distruzione per conoscere esattamente quant'è la resistenza a compressione di quel pilastro, di quel particolare costruttivo dell'edificio. Questo permette poi ovviamente anche di fare il collaudo finale e di dare la possibilità alle persone di vivere all'interno degli edifici con la certezza appunto che la struttura resterà su ed è abbastanza robusta.